Allora mi stupisce questo fatto dell'amore della Giacinta verso il Santo Padre. Se a quei tempi in Portogallo, nelle famiglie povere così, questo parlare in famiglia era così usuale di parlare del Santo Padre, o questo avveniva fatto della Madonna ha chiesto di pregare per il Santo Padre? Perché oggi parlare ai bambini di 7-8 anni del Santo Padre è normale. No, forse non so. Non è così normale come in quell'epoca, quell'epoca non era normale. No, non si parlava tanto, cioè si sapeva nella gente comune, ma si vede nel dialogo che loro hanno chiesto a un sacerdote chi era il Papa. Cioè era dopo l'influsso dell'apparizione che la domanda viene nella loro mente. Chi era il Papa e qual era la sua missione? Gli è stato un sacerdote a spiegare. Quindi si vede proprio che loro non sapevano. O si hanno ascoltato la parola Papa Benedetto XV, proprio non sapevano che cosa significasse. Okay? Era stato, e poi la parola un vescovo vestito di bianco ancora più difficile, ma che lei aggiunse chiaramente: abbiamo il presentimento che era il Santo Padre, ma loro chiedono a questo sacerdote chi è il Santo Padre, e quando il sacerdote ha spiegato ancora più Giacinta ha sviluppato il suo amore. E sempre Giacinta, cioè anche Lucia, lei si nasconde, ok? Nel libro Memorie di Suor Lucia, Lucia si nasconde umilmente, ma sono sicura che anche Lucia, perché Lucia va a sviluppare nella sua vita adulta un amore incredibile per il Santo Padre, un amore enorme, no veramente, Lucia e il Papa, soprattutto con Giovanni Paolo II, è un'amicizia personale, intima, cioè si scrivevano ogni volta. Il Papa chiedeva preghiera, lei diceva che stava pregando, lui mandava un rosario di ringraziamento, lei ringraziava il rosario mandando una, cioè era sempre caelata, una cosa, no, fra di loro incredibile, l'amicizia fra di loro è molto intima. Cioè lei aveva un amore per il Papa, Pio XII, Paolo VI che le ha incontrato, come era commossa nel giorno quando ha saputo che iva a incontrare per la prima volta il Papa, che era Paolo VI, lei nel suo diario, cioè... Lei è in estasi. Sì, lei ama il Papa di una forma, sai? E ha conosciuto papi diversi e mai ha detto una parola di comparazione. Mai. Era il Papa. Questo, lei è di una delicatezza spirituale che è proprio un esempio per noi oggi nella Chiesa. Oggi nella Chiesa Lucia è una bella testimonianza di un amore assolutamente fedele al Papa, con una delicatezza, sai, speciale. E lei ha trovato papi così diversi, cioè il primo Papa che ha scritto è Pio XII, no, così diverso di Giovanni XXIII, così diverso di Paolo VI, sempre il Papa, non interessa. Perché lei poi fa il suo commento nei suoi diari, lei legge l'Osservatore Romano, lei è di una cultura incredibile. Lucia è una donna che è un mistero, vi devo dire, ancora oggi non sappiamo chi è Lucia, ancora oggi io che ho letto tante cose è un mistero, cioè ho bisogno di tempo per maturare questa personalità. Per questo quello che vi dico adesso è la mia prima sintesi della sua vita, quello che si può dire è molto, quasi voglio dire scusami Lucia per dire soltanto questo, ok? È molto semplice. Ovviamente tutto che ho detto di Francesco e Giacinta lo applico a Lucia, totalmente, ok? Quindi qui solo vado a sottolineare alcuni aspetti, forse un poco che uno non pensa tanto, ok? Ma vi dico, è la mia prima tentativa e naturalmente molto incompleta, sarà impossibile fare una ora di conferenze per Lucia nel futuro perché lei è una donna ricchissima, ok? Quindi andiamo a affrontare Lucia. Quindi alcune cose molto semplici, è nata nel 28 marzo, non nel 22, anche se il 22 era il giorno ufficiale, ma perché è un lavoro di registro, un problema, che non vi spiego, ok? Cioè per esempio oggi io ho una zia, la mia zia che è viva, ha 95 anni, che il suo giorno di nascita ufficiale è il 2 febbraio, cioè quando è proprio nata. Ma quando è registrata nel 20 di febbraio, ok? Per problemi, per difficoltà, perché non è che avevo oggi il controllo come oggi ci sono, ok? Quindi lei è nata il 2 febbraio, ma il registro è il 20 febbraio. Quindi lei celebra i due giorni. Furba come è la mia zia,
vuole un buon cake, un dolce, le due feste. Ok. Giaci Lucia, perché vi dico? Perché il 28 marzo era Giovedì Santo. E questo va a caratterizzare la vita di Lucia. Lei va a dare molta importanza perché era Giovedì Santo, il giorno dell'Eucaristia. Giovedì, no? Yeah, sì, il giorno dell'Eucaristia. Ok? Lucia va. È il suo battesimo, la veglia pasquale, 30 marzo. Cioè, Lucia va a capire questo. Questa è la sua famiglia. Questa è la prima confessione. Questo sacerdote, quello che gli ha spiegato chi era il Papa, è anche un servo di Dio, Padre Cruz. In Portogallo lo chiamano Santo Padre Cruz, no? È molto conosciuto, molto... è stato il confessore di Lucia, il primo a dare la comunione, quindi tanta storia. Questo è l'istituto a Oporto dove è andato, ok? E qui iniziamo già le sofferenze di Lucia. Perché lei è andato nel 21 a Oporto? Era già morta. Francesco, morto Francesco, morta Giacinta nel 20, la sua salute era in pericolo, fisica, perché lei era la unica, tanta sofferenza, le persone che continuavano a fare ancora più delle domande e lei era sofferente. Poi il vescovo voleva che lei imparasse a leggere perché la Madonna ha chiesto, ok? Quindi per lasciarla studiare, farla studiare, l'hanno inviata a Oporto con tante avventure, ma gli hanno dato un ordine e qui iniziano i problemi della piccola Lucia. Non doveva dire chi era, cioè nascondere la sua identità. Non è cambiare il nome per la vita consacrata come era usuale, no, 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 era perdere l'identità, ok? Cioè non è che io entro nella comunità, lei non ne sta entrando in vita religiosa a 14 anni, ok? Sta andando a studiare, il suo nome nuovo era Maria Addolorata, poverina, anche il nome, poverino, è un quinterina. Ma non dovrebbe avere né cognome né dire da dove era, ok? Quindi lei arriva in questo posto, come ti chiami? Maria Addolorata. Maria Addolorata chi? Era così. E da dove sei? Vicino a Lisbona? Sì, ma vicino a Lisbona dove? Quindi l'hanno creduto che era mentalmente. Ha iniziato così la sua vita, sai? Cioè lascia la sua famiglia, che mai tornerà a Fatima fino al 46, ok? E la prima impatto è, questo è un poco, no? Mentalmente. Molti, quindi, iniziamo così. La storia, ok? Poi lei amava studiare, proprio una passione sua, ma il problema è che nel terzo anno dovrebbe fare un esame ufficiale, no? E per fare l'esame dovrebbe mostrare la carta d'identità, ma perché voleva rimanere non gli hanno lasciato studiare più, né fare l'esame, sì sì, finita la storia, ok? Questa è la storia, insomma, iniziamo così e di qui va sempre camminando, no? È una storia dall'inizio marcata per la croce. Ma quindi continuiamo, qui è fatta, era già con il vescovo, questa è la prima volta che viene a Fatima, è vinta 22 maggio dal 46 per fare il riconoscimento canonico dei luoghi, delle apparizioni, ok? Quindi solo rientra a Fatima nel 46, cioè tanti anni dopo. Nel 48 entra nell'ordine del Carmine per sua volontà, ok? Nessuno li ha nessuno, anzi lei dall'inizio vuole essere carmelitana perché ha visto la Madonna del Carmine nel miracolo del sole. E perché in questo tempo, nel 17, 18, 19, arriva in Portogallo la devozione a Teresina del Bambino Gesù, la Santa Carmelitana, che lei subito si è sentito vicina. Quindi lei dall'inizio ha voluto andare al Carmelo, ma non, cioè, lei ha accettato entrare nelle Dorotee perché era l'istituto che le ha accolto di forma gratis per la formazione. Quindi in ringraziamento lei si è andata nella Dorotea, ma mai era la sua volontà.
vi dico, questo che vi dico è, sono fatti del diavolo, va bene? Cioè, è così. Quindi lei inizia alcuni anni dopo, perché mancava il silenzio, mancava il tempo per la preghiera, le persone non si fermavano di cercarla, lei inizia a chiedere al vescovo di entrare nelle Carmelo. Le superiore naturalmente non volevano, perché la volevano nel suo istituto, quindi lei scrive al Papa, cioè, perché poi è una confusione, vi dico, questo passaggio delle Dorotee a Carmelitana non è confusione, è difficile, ok? Ci sono tanti particolari, alla fine entra. Ma per esempio, anche la scelta del Carmelo è da morire, ok? Il vescovo gli chiede, Lucia, e tu che Carmelo vuoi? E lei dice, per me va bene, ma o Lisbona, perché conosco gente a Lisbona, o in Oporto, perché conosco gente in Oporto, lei è vissuta in Oporto. Ok, va a Coimbra. Capisce che cosa significa obbedienza? Guardate, e sai che cosa ha risposto Lucia? Ok, va bene, a Coimbra c'è anche un tabernacolo. E basta, sai? Va bene. A Coimbra, nel Carmelo di Coimbra, c'è anche un tabernacolo. Quindi, vedi come lei sempre, in ogni sofferenza, difficoltà, umiliazione, sempre il suo, la sua reazione era il riferimento a Dio. Ok? Va bene. Gli hanno chiesto, no? Io se fossi io, ma perché mi hai chiesto? Se mi vuoi mandare a Coimbra, mandami a Coimbra, non mi chiedere, no? E io prima che divento santa, il Signore deve fare di tutto con me. Lei dice, o Lisbona o Porto, va bene, Coimbra. E qui andiamo noi, ok? Per quello va a Coimbra, entra nel 25 marzo 48, 31 maggio fa i voti solenni dell'anno dopo, 13 maggio 67 incontro con Paolo VI. Poi 13 maggio 82, 91, 2000 trova Giovanni Paolo II, si muoie, oggi compie 13 anni, perché è morto il 13 febbraio 2005, quindi oggi siamo proprio sotto la protezione della nostra cara Suor Lucia, e il 19 febbraio del 2006 il suo corpo è traslato alla Basilica di Fatima, dove è accanto a Giacinta. Quindi iniziano i tre insieme, uno muoie a Fatima, altra a Lisbona, altra a Coimbra, no, il nord, il centro e il sud del paese, tutto coperto per la roba, e adesso sono i tre insieme, quindi la storia si finisce. Vi devo dire che questo momento, questo giorno, 13 maggio 67, era un giorno di sofferenza per Suor Lucia, va bene? Anche se era... Perché? Perché Paolo VI, dobbiamo capire questo, è stato un viaggio difficile per Paolo VI, perché il rapporto fra la Santa Sede e il governo portoghese in questa epoca era difficile, perché il nostro presidente del Consiglio, Salazar, non ha voluto bene alla decisione di Paolo VI di appoggiare la India con le nostre... Ok? Cioè, quindi erano problemi politici fra il nostro dittatore, Salazar, e Paolo VI, la Santa Sede. Per quello Paolo VI è andato soltanto un giorno, mattina, e a notte è andato via. Perché, e poi c'era tutto questa, cioè, questi meccanismi diplomatici, fa la Santa Sede, fa il nostro ambasciatore, perché anche il nostro presidente del Consiglio, Salazar, non voleva trovare il Papa. Cioè, un problema grave, no? Quindi il Santo Padre, il poverino, era molto preoccupato. Cioè, naturalmente Lucia non era la sua grande priorità. Okay, priorità in quel giorno, perché proprio anche il viaggio era quasi per essere cancellato. E noi abbiamo saputo del viaggio molto poco tempo prima, ok? Quindi era un giorno difficile per Paolo VI. Anche per Lucia, poverina, sai, è la prima volta che esce il Carmelo per andare a Fatima. Cioè, tutta questa agitazione. E quando si trova con il Papa, diciamo che il Papa non le dà... Cioè, lei, ok, era con tutta questa... No, il Santo Padre, vado a trovare il Santo Padre. E lui forse non è stato così... Non per nulla, perché proprio era un giorno difficile, ok? Mi spiego? Quindi lei è andata indietro. Cioè, Lucia non era là nella messa, era proprio indietro. Ma che cosa succede? E i pellegrini, la moltitudine di pellegrini, cominciano a gridare, vogliamo vedere Lucia. Cioè, è il popolo di Dio che non si ferma.
E il Santo Padre ascolta questi rumori, no? Ma che cosa stanno dicendo? Gli chiede a qualcuno, ma che c'è? E ha detto, Santo Padre, il popolo di Dio vuole volere Suor Lucia, vuole vedere. E lui ha chiamato Lucia. E la presenta ai pellegrini che, cioè, diventano. Ci sono notizie di questo momento. Mi sembra che è una cosa di una tenerezza profonda del santo popolo di Dio verso questa donna, sai? Perché gridano per lei, vogliamo, mostraci Lucia, mostraci Lucia. Sai, è una cosa, i portoghesi sanno fare questo, no? Il Santo Padre ha dovuto mostrare Lucia e lei registra questo in suo diario. Cioè non parla nulla di Paolo VI, che nulla, con un rispetto assoluto. Si sa per gli altri testimoni, ok? Lei no, lei un amore totale, ma poi una commozione, perché i pellegrini della Madonna di Fatima la volevano vedere. E lei è commossa, sai? Una cosa interessante, lei ha molta sensibilità. Comunque, tre episodi, a mio avviso, marcano la vita di Lucia. La prima apparizione a maggio, volete offrirvi a Dio? E lei risponde, sì, vogliamo. E vi devo dire che la prima parte, ok, c'è un PowerPoint, va ogni volta, adesso va tutti e tre, scusami, ma non... Quello sì è stato, durante tutta la vita di Lucia, la sua marca dell'alleanza con Dio. Non lo so se mi spiego. Quante volte nella vita lei ha avuto le tentazioni e diceva così, ma io ho già detto di sì, adesso non posso dire niente. Mi spiego. E quello sì era il sì di 13 maggio. E poi diceva, perché se io dico di no, è tutto il messaggio che va a perdere, che va a soffrire le conseguenze. È il messaggio, non è soltanto la mia vita personale. E questa consapevolezza che lei custodiva un messaggio, io credo che anche per noi, cioè noi non abbiamo soltanto una vocazione personale, sai, abbiamo una responsabilità nella storia. E credo che possiamo imparare con Lucia questa maturità spirituale. Non so se mi spiego, sai, cioè essere consapevole che la mia vita non è soltanto una cosa personale mia. No, io appartengo alla storia della Chiesa. Non so se mi spiego, sì? Lucia era molto consapevole di questo. E quello sì iniziale, sai, il primo sì. E sì. Poi naturalmente per diffondere nel mondo la devozione al cuore di Maria, 13 giugno 1917. Cioè lei rimaneva nel mondo per diffondere il messaggio di Fatima. Ok? Cioè consacrata a Dio per diffondere il messaggio di Fatima. Questa parte qui è del suo diario, che è già pubblicato, è quando lei deve andare in aeroporto, ok? Alcuni giorni dopo, quello 15 giugno, lei è andato il vescovo ha detto tu vai in aeroporto, e lei ha detto va bene, vado in aeroporto. Ma poi il giorno della partenza si va a dire addio, a despedire. Sì. A salutare i posti importanti per lei, ok? Quindi è andato in luogo dell'apparizione dell'angelo, è andato al pozzo, è andato in, già, il suo cuore si va, cioè, poverina, no? Quindi quando arriva a Cova d'Airia non ce la fa più. Gli ha detto, ho detto di sì al vescovo, ma adesso dico di no. Cioè ho detto di sì che me ne vado, adesso non me ne vado. Quindi in questa lotta interiore, la prima grande lotta interiore e che marca la sua vita, la Madonna apparse quella famosa settima volta, ok? E la settima apparizione è questa. E fu allora che sentì la tua mano amica e materna toccare la mia spalla, sempre a Cova d'Airia, ok? Quando arriva all'ultimo posto e decide, già non la posso fare, cioè non la faccio, non riesco, non sono capace di lasciare Fatima. E stiamo qui. 14 anni, cioè piccolissima, adolescente, sentì la tua mano amica e la tua voce restituì la luce e la pace alla mia anima. Sono qui per la settima volta. Vai, segui il cammino per il quale il Signore Vescovo ti vuole condurre. Questa è la volontà di Dio. Quindi che cosa impara Lucia con questo? Non soltanto a offrire la sua vita a Dio, maggio,
per la diffusione del messaggio di Fatima giugno, ma in piena comunione con la Chiesa. E se qualcuno mi domanda qual è, nel mio avviso, la virtù che va a canonizzare Lucia, è l'obbedienza. Ok? L'obbedienza. Voi non avete, io non ho né idea che cosa ha significato per Lucia obbedire a Dio nella Chiesa. Una cosa, per dirvi solo una storia perché non abbiamo tanto tempo, in un momento della sua vita, perché sai che poi gli scritti si diffondevano, andavano nello Sant'Ufficio, no? Prima del Vaticano Sant'Ufficio, poi era la congregazione dei religiosi, sai? In un momento Lucia aveva 5 livelli di obbedienza. La sua priora locale, il provinziale dei Carmelitani, il vescovo di Coimbra, il nunzio apostolico in Portogallo e questa entità astratta che si chiama Vaticano. Ok? Che potrebbe essere o la segreteria di Stato, o il Sant'Ufficio, o i religiosi, o gli santi. Sai che cosa significa che tutta questa gente può dire qualcosa a questa povera suora? Che deve anche obbedire a Dio che le manda scrivere o non scrivere, povera. Cioè, no, solo per avere una idea, va bene? Perché proprio per lei obbedire è stato una croce. Quindi la sua offerta a Dio è entrata nella vita religiosa in Carmelo, i primi anni è come Dorotea, ma le continue visite, le difficoltà, il tempo per la preghiera fa con che lei chiede a passare in Carmelo e sviluppa la sua vocazione di diffondere Fatima con la sfumatura carmelitana. Lei è una suora carmelitana, ok? Ma vi devo dire che una delle caratteristiche che più attrae alle sue consorelle di Lucia, che più raccontano cose, è il suo senso di humor. Era molto divertente. Anzi, la prima volta che io l'ho trovato, perché io ho trovato suor Lucia 5 volte, cioè prima di essere vicepostulatrice di bambini, cioè 5 volte, adesso, la prima cosa che mi hai detto a me è un scherzo. La prima cosa, ha scherzato con me, sai? Io mi aspettavo una santa mistica, no? Quasi 2 metri, no? Non so, ha scherzato con me. Ho capito questo, questa donna ha un senso di humor. Se ha un senso di humor a me mi piace già subito. Ma per esempio, non lo so se avete letto nel libro Un cammino sotto lo sguardo di Maria, ma quando era Dorotea in Spagna, le suore raccontano tante cose, ma per esempio un giorno lei con altre 2 suore lasciavano il convento per fare una missione. Lei, Lucia, vede un gruppo di pellegrini che si avvicinano, ok? Lei sapeva, vogliono parlare con me, ok? Come? Scappata. E lei voleva. Quindi, come stavano andando e la gente l'ha incontrato, gli hanno chiesto questi pellegrini a lei. No. Sale, lei conosce dove è la casa dove abita suor Lucia? E lei dice, sì, 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 è quella casa là. Quindi ha puntato, no? E poi dice, e sai se lei è in convento in questo momento? E lei, no, 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 in questo momento lei non è in convento. E mi sa dire come sembra sua Lucia, cioè come è sua Lucia? E lei ha detto, anche come io. E non ha detto che lei era sua Lucia, cioè è scappato. Sì. Cioè faceva tante cose come queste. Leggere la testimonianza delle sue consorelle nel processo, quella domanda che tocca la gioia, è infinita. No, era una donna che fino alla fine scherzava, o con le sue difficoltà fisiche, perché poi no, era con 97 anni, scherzava con i suoi dolori. O faceva, per esempio, un giorno la priora gli diceva, alla fine, quasi alla fine, suor Lucia, perché lei aveva alla fine tanti dolori fisici, no? Le gambe, così, così, con 97 anni, hai dolori per tutti, no? E lei diceva, suor Lucia, se lei vuole, può rimanere a letto, no? A riposare. Ma lei invece nella ricreazione va a essere con le suore, no? E lei diceva, la superiore, ma perché non è a letto a riposare se ha tanti dolori? E lei diceva, senti priora, io ho dolori qui e a letto, quindi almeno sono qui con voi, io faccio una ricreazione, cioè no, dolore per dolore almeno sono insieme a voi. Cioè era così, sai, non è...
scherzi, piccoli scherzi, scherzi ci dice, no? Piccole cose che si vede che era una donna che ha un senso di humor fantastico, una gioia fantastica. Questo mi piace molto di psicologia. La sua capacità, per esempio, un giorno il Carmelo era in ricostruzione, perché è antico, no? Carmelo di Coimbra. Lei pensa, perché lei era molto pratica, molto pragmatica, molto, 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 ok? Una donna molto furba, molto intelligente, molto, e molto pratica. Quindi questo architetto viene per aiutare a fare un piano per ricostruzione del Carmelo, ok? Ma Lucia considerava che una scalinata, una scaderia, era la cosa più fragile e più importante, perché era pericolosa per le suore, ok? L'architetto, guardando da sotto, diceva no, questa scalinata non è pericolosa. E lei diceva, sì, architetto, questa è pericolosa. E lui diceva, no, non è, questa non è la nostra priorità. Vabbè, non è la priorità. Che cosa fa Lucia? Mostrando il Carmelo all'architetto, no? Perché deve mostrare, vai, mette l'architetto qui. Che cosa cade? E succede? L'architetto, boom, cade. E lui diceva, sì, è la priorità. Cioè, faceva così queste, sai, era lattante. Quindi non vi posso raccontare. Maestro Carmelo, come diffonde il messaggio di Fatima? Con gli scritti. Tante volte non abbiamo idea, ma questo libro è già tradotto in 19 idiomi, incluso arabo, ok? Milioni di copie vendute e offerte, ok? Non è poco. Cioè, è già una scrittrice importante. Ha scritto anche questa non importa. Acquisti le memorie, gli appelli, il messaggio di Fatima. Questo, quindi ha scritto 4 libri, ha scritto il suo diario, Il mio cammino, ma la cosa più importante forse la sua documentazione epistolare. E questo perché? Perché dopo gli anni 70, quindi lei già non era una giovane, sai quante lettere sono arrivate al Carmelo? Perché prima degli anni 70 lei distruggeva tutto. Dopo gli anni 70 le mandavano custodire, ok? Quindi tutto quello che lei scrisse è per obbedienza, incluso il suo diario. Lei non scrive perché vuole, perché le mandano, ok? Incluso il diario. È stato il vescovo, perché lei non voleva proprio. Lei non voleva. Grazie a Dio, no? Il vescovo gli ha mandato, abbiamo il suo diario. Sai quante lettere lei ha ricevuto dopo 1970? 70.000 lettere. Ma il problema non è chi ha ricevuto, è chi ha risposto. Voi siete consapevoli della sofferenza che era per sua Lucia a rispondere a questo? Alla fine della vita era già soltanto un cartoncino che le fermava, che era sua Lucia prega per le sue intenzioni. Ok, può essere una 20.000, ma gli altri 50.000, e non è che le davano tempo lei dovrebbe fare tutti i suoi impegni come carmelitana e dopo. Sì. E è stato proprio per me una croce. Per me è già una croce rispondere all'email. E poi quando tu rispondi alla mattina, alla sera hai già la risposta, no? E devi rispondere di nuovo. Cioè, io con l'email cioè, adesso capisco sua Lucia, perché proprio lei, ok? Chi ha scritto a Lucia? Da tutto. Gente umile, ma gente di cultura, di politica, capi di Stato, ambasciatori, vescovi, nunzi, cardinali e papi. Alcune persone già beatificate hanno scritto a Lucia. Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, José María Escrivá, Alvaro di Portillo, Teresa de Calcutta e il cardinale Pironio, che è un servo di Dio. Non lo so, non credo che ho trovato nessuno, non lo so, per caso non lo so se il vostro fondatore ha scritto. Perché abbiamo l'elenco, ma per il processo diocesano non è l'archivio che importa, è una raccolta, quindi abbiamo scelto 10.000 lettere. Quindi nel processo di Lucia abbiamo 10.000, perché non è un archivio, ci hanno detto molto chiaramente, no? L'inchiesta diocesana è la raccolta delle prove sufficiente per provare che è una santa. Quindi non è che abbiamo messo tutte queste 70.000 lettere. Ma se voi andate in Carmelo a visitare il memoriale di Suor Lucia, hanno già visitato? Sì.
Ma si vede nel museo due valigie piene di lettere, ci sono più di 60, io ho visto, ok? È una cosa, è pazzesco, cioè, le lettere che lei ha ricevuto soltanto dopo 1970, è di impazzire, cioè uno quando pensa proprio, cioè ha un rispetto per... Quindi ha ricevuto anche lettere di protestanti e di un buddista anche, curioso, anche i musulmani li hanno visitati. Lei, questa donna, in Carmelo, viene visitata un poco di tutto il mondo, sai? Anche se erano proibite le visite, cardinali, vescovo, re, capi di stati, familiari di papi, per esempio Pio XII ha inviato la sua sorella a visitare il suo nocciolo, ambasciatori, movie star, cioè direttore di Hollywood, no? Mel Gibson l'ha visitato. Io ero con lui. La vita di una suore molto noiosa, io ero con Mel Gibson. Sì, sì. Insomma, cioè, io anche mi umili gente lavoro. Cioè, quello che voglio dimostrare o spiegare è questo: anche se lei era in Carmelo, è stata visitata per tutto il mondo. Cioè, perché sempre poi le regole, c'è sempre un amico di un amico di un amico che ha il permesso di visitarla, ok? Quindi, poi dopo gli anni 2000 era più facile, cioè io l'ho visitato tranquillamente con padre quando, dopo l'anno 2000, prima no, ma dopo lei era già anziana, anziana, e poi il segreto era già rivelato, quindi non era così difficile. Ma sempre in comunione con la Chiesa, con un senso profondo di obbedienza. Questa è la cosa più importante, va bene, che dobbiamo imparare con lei. Una profonda obbedienza. Lucia ebbe un amore speciale per i papi, per lui offre tutte le preghiere e i sacrifici che può. Dopo Pio XII sviluppa una relazione epistolare con ciascuno, ma dobbiamo necessariamente mettere in evidenza Giovanni Paolo II. La storia e la provvidenza li unì in quel 13 maggio 81, l'attentato, no? Giorno dell'attentato, non cessarono mai di stare in contatto, cioè dopo quel 13 maggio, quando lui si sveglia e chiede soltanto nella clinica Gemelli il segreto di Fatima, cioè Giovanni Paolo legge il segreto di Fatima soltanto dopo l'attentato, e questo cambia completamente il suo sguardo, no? Verso il messaggio, abbiamo già parlato di questo. Lucia muore con in mano il rosario usato dal Papa, il quale gli aveva mandato come regalo del compleanno l'anno prima. Cioè, nel 2004 Lucia, che faceva il rosario, manda uno al Santo Padre, e il Santo Padre, quando sa che Lucia sta per morire, le manda il rosario. E poi ci sono alcuni testi di lei che la priora di nuovo manda il rosario per Giovanni Paolo II, che anche sta per morire. Cioè, e questo è il rapporto fra di loro. Lucia muore con l'ultimo gesto della vita di Lucia è la lettura del messaggio che il Papa Giovanni Paolo II le aveva inviato. Questa è una foto con il messaggio che Giovanni Paolo le manda il giorno della sua morte. Cioè, e lei in quel giorno di la madre già non parlava, già non apriva gli occhi, nulla, no? Stava proprio, ok? 13 febbraio mattina. Lucia e le sue consorelle sapevano, sta partendo, ok? Il Papa Giovanni Paolo via Annunziatura invia un messaggio che dice: cara consorella, sono con te. Il vescovo che riceve il fax va in Carmelo e di a priora è arrivato un messaggio di Santo Padre. Quindi la priora va a Lucia e dice, e lei sta già in agonia, no? Dice: Lucia, è arrivato il messaggio del Papa. E lei apre gli occhi, prende in sua mano, sì sì, prende nelle mani e legge di madre Selina, che non sa se le ha capito tutto, perché Lucia non ha parlato, ok? Solo che fa lo sforzo, sai, lei dice: io ho visto Lucia che faceva lo sforzo di, sai, di leggere, e poche ore dopo muore, si muore più o meno a questa ora, sì, più o meno a questa ora Lucia 13 anni fa parte. Il giorno dopo, Santo Padre Giovanni Paolo invia un messaggio al Vescovo di Coimbra, dicendo, fra altre cose: ricordo con emozioni i vari incontri che ho avuto con lei e il vincolo di amicizia spirituale che nel corso degli anni si sono andati intensificando.
mi sono sempre sentito protetto dell'offerta quotidiana della sua preghiera. Incredibile. Cioè, è Giovanni Paolo che parla. Okay? Mi sono sentito protetto, specialmente nei momenti duri della prova e della sofferenza. Che il Signore la ricompense ampiamente per il grande e nascosto servizio che ha prestato alla Chiesa. Quindi questo è proprio l'omaggio, l'omaggio che la Chiesa, nella persona del Santo Padre, fa a Sua Lucia. Un altro piccolo dato, che è come il Signore scrive la storia. Sai chi fra tutti quei vescovi che le hanno visitato, qual era il paese che forse la potrebbe visitare di più e l'ha visitato di meno? Portogallo. Soltanto il vescovo di Fatima e il vescovo di Coimbra la cercavano. Veramente non era una figura molto, ok? Così. Non faccio commento, è un fatto. Ma in quel tempo, in questi giorni, 13 febbraio, la conferenza episcopale portoghese era in ritiro a Fatima. Quindi il cardinale patriarca Giuseppe, che adesso è anche morto, ha detto: io vado a presidere al funerale. Quando hanno saputo che Santo Padre Giovanni Paolo invia un suo legato pontificio, no? Tarsisio Bertone. Naturalmente, se viene un legato pontificio, dobbiamo andare a tutta la conferenza episcopale, quindi tutti i vescovi di Portogallo nel suo funerale. Questo a me mi sembra, sai, Dio che scrive la storia. E poi naturalmente oggi tanti volevano visitare, ma sai, lei era ancora, io, anche io capisco questo, cioè veramente tutto si capisce, ma è, quindi il Signore conduce la storia. Quindi nel funerale di Lucia era, per un disegno divino, tutta la conferenza episcopale che, no, che è andata, ma anche il governo portoghese ha fatto, ha dichiarato un giorno del lutto nazionale. Voi capite questa parola? Sì, sì, sì. Pochissime persone hanno questo. E questo è il decreto del nostro periodico ufficiale del governo su per che motivo fanno un giorno di lutto nazionale, ok? Quindi questo che adesso andiamo a leggere, la ultima cosa, non è le parole della Chiesa, ma della Repubblica Portoghese, mi spiego, cioè non è un prete che scrive questo, è il governo, che non è propriamente la cosa più cattolica che abbiamo. Pensate, adesso vi leggo, va bene, perché è interessante, il giorno, questo è pubblicato negli atti della Repubblica Portoghese. Suor Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato, simbolo e riferimento per i cattolici di tutto il mondo, dedicò tutta la sua vita alla preghiera ed alla contemplazione come risposta al messaggio di Fatima. Figura impareggiabile, cioè figura impareggiabile della Chiesa del XX secolo, della Chiesa e del XX secolo portoghese, Suor Lucia fu uno dei testimoni vivi di un avvenimento decisivo nella storia contemporanea del Portogallo, cioè la sequenza dell'apparizione di Fatima, avendo consacrato tutta la sua esistenza ad un culto e ad una riflessione che non hanno lasciato indifferente larghe frange della popolazione portoghese, compresi i non credenti. E questo è vero, anche i non credenti si lasciano toccare per questo. Di fatto, le apparizioni di Fatima, in cui Suor Lucia fu direttamente implicata, hanno sensibilizzato nel corso degli anni milioni di persone in tutto il mondo, così come hanno portato in Portogallo un immenso movimento del pellegrinaggio di fede, il quale va oltre i confini, cioè il governo assume. Si viene tanta gente in Portogallo e anche per Lucia. Cioè, non è che il turismo sia soltanto per il belle montagne, no, è anche per Fatima. Il governo assume questo, e questo mi sembra anche interessante, no? In sintesi, questo è fantastico, Suor Lucia fu una delle donne il cui agire ha segnato profondamente l'attuale società portoghese. E la sua morte riempie di tristezza e costernazione tutti coloro che in qualche modo si sono sentiti toccati in qualcun momento della vita del messaggio di Fatima.
È deceduto il 13 febbraio, 97 anni, Carmelo di Santa Teresa, dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in clausura. In seguito a queste motivazioni e come espressione di un giusto riconoscimento, il governo intende dichiarare un giorno di lutto nazionale. Cioè, di nuovo, non mi sembra poco. Sia la Chiesa, nella persona del Papa, sia il suo funerale, con un legato pontificio, con tutta la conferenza episcopale portoghese d'improvviso, sia il governo portoghese nella morte di questa piccola donna che ha passato tutta la vita nascosta, le offrono un segno di riconoscimento. Io credo che il Portogallo è molto debitore per questa donna, anche se ancora non ha capito tutto. Stiamo già arrivando, ma io credo che anche la Chiesa universale, la Chiesa cattolica, in alcun modo è molto debitore a questa piccola donna che per più di 80 anni ha stato fedele a un sì. Ok? Volete offrire a Dio? Sì, vogliamo. E come i consecrati, nelle nostre tentazioni, abbiamo già detto di sì. Adesso non dico di no. Rendiamo grazie al Signore. E grazie, ho finito. Amen.